Ciao a tutti. Alla faccia del surriscaldamento globale è scesa la prima neve qui a San Pietroburgo. E ogni volta che arriva l'inverno mi viene da pensare a come facevano le genti del passato a sopravvivere in queste terre impervie, perché qui l'inverno sì, è iniziato praticamente ieri. E durerà fino a marzo praticamente, quindi sono parecchi mesi in cui bisogna sopravvivere senza avere molte possibilità di raccogliere cibo. E adesso chiaramente è tutto molto più facile, nei supermercati si trova di tutto, le nostre case sono ben riscaldate. Però mi chiedo secoli fa come si poteva vivere. Il riscaldamento c'era chiaramente, magari a legna, però ecco, per esempio anche le finestre. Adesso noi abbiamo i vetri, e però nel passato, sì, già in epoca romana i romani avevano i vetri, magari solo i più ricchi però, e la gente normale, soprattutto qui al nord, dove i romani non sono arrivati, come faceva la gente a vivere? Ho letto che sulle finestre mettevano pelli o membrane anche di organi interni di animali stirate così però comunque questo è il problema, che la casa dentro è ancora più scura e già d'inverno c'è poca luce, qui le giornate sono brevi, poi c'è quello. E dopo tutto il sistema di come raccogliere, come alimentarsi, caccia e pesca immagino fossero le uniche alternative. Dopo chiaramente ci si adoperava per conservare il meglio possibile la frutta e le verdure che magari erano state un po' messe via durante l'estate, magari sotto la neve, ecco quello è un vantaggio. Ma in generale, ecco, quello che volevo dirvi è che noi spesso pensiamo alla gente del passato come dei poveracci, così, senza risorse, magari anche un po' arretrati mentalmente. Ecco, secondo me, sia dalla lettura della letteratura degli antichi, almeno fino ai romani, ma immagino anche prima, magari non scrivevano, però penso che la saggezza non ci sia mai mancata. E l'ingegnosità per sopravvivere in questi climi è forse ancora maggiore di quella che c'è ora. Chiaramente si potrebbe dire che adesso viviamo sulle spalle dei giganti e quindi sembriamo giganti anche noi. Vabbè, questo è quanto. Adesso c'è un po' di aria che fa cadere qualche fiocco di neve, ma il cielo è azzurrissimo. Una bella giornata e vi saluto così. Ciao!